Accadono così tante cose nella vita dei manager, molte entusiasmanti. Ma capita anche che le cose cambino, come quando un'azienda si ristruttura o quando cambia il suo modello di business e tu perdi il lavoro. Sono diventato dirigente nel 2002, quindi 21 anni fa. Poi c'è stata una crisi aziendale, c'è stato un momento di difficoltà professionale, mi sono rimesso in gioco. Ho capito che il percorso da Tempari poteva essere la giusta evoluzione alla mia professionalità e quindi ho avviato un percorso formativo che mi ha portato poi a seguire quello che è il percorso della certificazione per Tempari Manager. Ascolti storie di chi è ripartito dalle difficoltà, trovando il modo di ricominciare con un percorso nuovo. Avevo il desiderio di formarmi, avevo aderito a un progetto sviluppato da Federmanager Academy con Formanager, Confindustria e Fondirigenti e ho fatto una full immersion di un anno di corsi e alla fine dei quali mi sono certificato come Digital Innovation Manager. Il cambiamento è in tutte le cose e può accadere di dover ricominciare, ma non sei solo. Esistono azioni e strumenti che ti possono aiutare. Dopo l'uscita dall'azienda ho poi trovato degli strumenti delle opportunità per aggiungere competenza, formazione, sfruttando quello che è il sistema di Confindustria e Federmanager. Ho approfondito altre competenze sull'innovazione, sulla sostenibilità e mi sono certificato sia manager dell'innovazione che manager della sostenibilità. Formazione, aggiornamento, certificazione delle competenze. Strumenti a disposizione dei manager per ricominciare e allo stesso tempo una garanzia per le imprese che si stanno trasformando con la digitalizzazione e la sostenibilità. Competenze forti, aggiornate e certificate, pronte per gestire i cambiamenti. Il ritorno alla grande impresa è stato grazie all'investimento, agli strumenti che sono riuscita nel tempo a mettere in campo. Quindi nel momento in cui appunto c'è stato questo grande cambiamento nella mia vita, mi sono avvicinata a Federmanager, che era un organismo di cui già ero comunque membro, e quindi ho cercato di capire quali opportunità potesse offrirmi e quindi le ho abbracciate, quindi opportunità formative, opportunità di networking, quindi ho messo in campo tutti quelli che erano gli strumenti a mia disposizione per abbracciare il cambiamento e quindi reinventarmi in una veste diversa. C'è così tanta esperienza e competenza nella vita di questi manager. Una ricchezza da non perdere, capace di rafforzare le imprese e sostenerle nella loro crescita. Io, come molti miei colleghi, sono un po' portata a organizzare, pianificare, strutturare gli step della mia vita. E questo è il motivo per cui ho deciso anche di seguire effettivamente un percorso formativo strutturato, una scuola d'impresa presso la Luiss Business School, grazie al contributo di Confindustria, di Federmanager e di Formanager. Perché credo che questa scuola, questo corso, magari non mi insegnerà a essere in toto un imprenditore, ma mi sta sicuramente fornendo tutte le competenze e tutti gli strumenti utili per diventarlo. Perdere il lavoro dopo tanti anni è impegnativo, perché devi saperti rimettere in gioco per ridefinire le tue competenze e tornare ad essere una risorsa per le imprese. O realizzare l'impresa che sognavi da tempo. Certo, non è qualcosa che si improvvisa e per farlo può essere utile un sostegno. Penso che le sofferenze e le difficoltà nella vita di una persona non manchino mai, ecco, ma scappare da esse non serve. Penso che sia molto importante invece affrontarle, perché sono quelle che ti consentono di crescere e di ripartire e di rigenerarti. Crescere, ripartire e rigenerarti.